Eccoci, come state? Allora, si vede e si sente bene? Dovrebbe, eh? Allora, e allora, anzitutto come avete visto dal titolo, eh, il tema della diretta di oggi, eh, come al solito, come tutti i martedì, è l'archeologia. E più ci, in più alla fine ci sarà una parte dove chiacchieriamo un po' a ruota libera di quello che vogliamo e allora eh, prima di cominciare tutto ok, okay va benissimo allora, eh, allora intanto eh, dicevo prima di cominciare a parlare di archeologia volevo approfittare di questi primi minuti di diretta per condividere anche su questo spazio l'appello fatto dal presidente del Trastevere Calcio Pierluigi Betturri sull'indisponibilità eh, di strutture sportive adeguate eh, nel comune di Roma eh, mh, per a, a, svolgere attività eh, sportive e calcistiche eh, a livello professionistico perché eh, come, eh, avrete, comunque, come saprete dalle varie dirette che facciamo eh, qui su Twitch che tenendo, tenendovi aggiornati, comunque su quella che è l'andamento la, della stagione del Trastevere Calcio, sapete che il Trastevere è primo in classifica nel suo girone. E comunque sta giocando tutte le sue carte per eh, arrivare alla promozione in Serie C ci sta provando quantomeno, E ha un vantaggio importante, ovvero di 8 punti eh, sulla seconda squadra in classifica, sull'Aquila 1902 Montevarchi. Che però, comunque è squadra che ha eh, una partita in meno. Ma comunque a prescindere da questo, comunque ha messo e, conce e concesso che eh, tra un paio di mesi che, eh, finirà il campionato. Il Trastevere dovesse centrare questo enorme traguardo. Purtroppo, nella città e nei pressi comunque di Roma, diciamo nel comune di Roma e nell'area metropolitana di Roma, non c'è una struttura eh, calcistica adeguata che possa consentire al Trastevere Calcio di poter effettuare a livello professionistico la Serie C. E quindi, ecco, il presidente eh, Betturri ha fatto questo appello eh, pubblico su Facebook. De, sulla carenza di strutture sportive adeguate quindi eh, chiedendo per l'ennesima volta a dire la verità al comune di roma in concomitanza anche con altre, rea altre realtà che non comportino l'amministrazione pubblica perché per esempio anche la stessa società del Trastevere si sta impegnando comunque a contribuire con altri enti per eh, poter creare questa struttura per esempio c'è stato un appello pubblico anche alla, alla S Roma di collaborazione per creare questo impianto, cosa che purtroppo non, eh, non si sta facendo, purtroppo, perché eh, purtroppo il nostro paese, parlo d'Italia in generale, comunque è, ha una lentezza burocratica eh, che è molto molto importante, purtroppo. Quindi eh, si rischia di non andare a valorizzare una realtà sportiva eh, a Roma, per la città di Roma, che a parer mio potrebbe diventare poi un problema importante perché poi avere, poi, alla fine, se il Trastevere dovesse centrare questo obiettivo, avremmo eh, nel campionato di calcio o meglio, in uno dei tanti campionati professionistici italiani, una terza realtà di Roma. Che è una cosa comunque importantissima, soprattutto se consideriamo il valore sociale e culturale che ha lo sport eh, per tutta la cittadinanza nazionale, soprattutto per, ehm, se parliamo di calcio, che è comunque lo sport nazionale. Quindi, ecco, ci tenevo a, fare questo, a condividere l'appello del Presidente con voi so, in apertura a questa diretta. E poi, non so se ci sono eh, anche pensieri da parte vostra su questo tema. Innanzitutto vorrei sapere da voi se sono stato chiaro nell'esprimere il concetto, ma al di là di questo comunque se ci sono poi anche eh, dei vostri pensieri su questa questione dello stadio eh, del Trastevere su e sull'edificazione comunque sul tirar su una struttura professionistica adeguata comunque mi farebbe piacere avere anche un vostro pensiero. È incredibile che non vi sia un campo idoneo in una città come Roma, boh io non ho parole, nel frattempo il, fl il Flaminio marcisce. Purtroppo sì, ecco, e questo è il problema. Perché poi le strutture ci sarebbero anche, per esempio. Eh, il, lo stesso presidente Betturri eh, tirò in ballo proprio lo stesso Flaminio, e comunque non, eh, cosa che comunque appello che non è stato accolto. E poi, comunque che sapete che per quel che mi riguarda, il Flaminio è il mio sogno nel cassetto a dire la verità. E oggi il presidente Betturri ha fatto una, un, un appello, nell'appello che, che vi dicevo prima eh, ha tirato in ballo lo stadio Alfredo Berra che è, è già edificato, va solo ti, eh, rimesso a nuovo, va solo adeguato, va fatto un adeguamento ed eventualmente andrebbero ampliati forse un po' gli, gli spalti, però quindi i lavori alla fine non sono tantissimi. E non è una ed eventualmente i soldi da investire non sarebbero una cifra così esosa e quindi personalmente però ecco mh, a me mh, fa male pensare questo insomma pensare che non ci sia una realtà eh, strutturale oltre l'olimpico che possa essere valorizzata per eh, questa finalità eh, a me sembra allucinante Soprattutto se consideriamo che sia nel, per quel che riguarda il comune di Roma sia per quel che riguarda la classe dirigente nazionale Abbiamo a Roma eh, l'assessorato allo sport così come abbiamo anche il ministero per lo sport comunque Poi abbiamo diversi enti abbiamo, eh, che comunque possono poco purtroppo perché comunque anche loro sanno un po' con le mani legate Parlo di Lega Calcio, FIGC, CONI lega nazionale dilettanti e via discorrendo. Purtroppo anche queste realtà hanno le mani legate, dipende ovviamente tutto dallo stato perché poi sono strutture pubbliche, purtroppo. Per certi versi, purtroppo. E comunque al di là di questo, comunque c'è l'ipotesi Flaminio e c'è l'ipotesi eh, proposta eh, in mattinata dal presidente Betturri del dello Stadio Berra. E personalmente a me eh, dà da pensare anche il fatto che comunque c'è anche campo testaccio, volendo, che comunque per quel che riguarda, per quel che riguarda anche la storia eh, sportiva di Roma è un campo glorioso che ha, visto diverse, mh, che ha vissuto diverse gioie, diciamo così, e che comunque per Roma e per i romani è un punto di eh, ritrovo e un punto di importanza grandissimo. Quindi ecco, eh, vabbè, mh, ripeto per quel, per quel che mi è concesso. Comunque, volevo condividere anche su questo spazio questa questione. E, insomma, per cercare un po' di diffondere il messaggio e di farlo arrivare a chi eh, purtroppo eh, gestisce queste cose. E parlo dell'amministrazione pubblica. E, comunque, eh, al di là di questo, eh, poi magari dis questo discorso lo riprendiamo magari in chiusura. Eh, abbiamo, penso, abbiamo, comunque, eh, abbiamo speso comunque penso un minutaggio corretto per, per esporre questa questione al, mh, perché al di là comunque de, mie, de, dei miei eventuali rapporti personali comunque del mio tifo, e del mio agoramento diciamo così eh, per questa questione comunque penso fosse una tematica che eh, meritava di essere trattata e avendo concluso diciamo quantomeno per il momento Mettiamo un attimo in sospeso questa tematica per cominciare effettivamente a parlare del, di archeologia. E per la prima notizia di giornata andiamo a Pompei e più precisamente nel giardino della Casa dei Cei. E questo perché è stato restaurato un affresco raffigurante una scena di caccia con protagonisti animali selvatici con dei dettagli di paesaggi eg egittizzanti. Con pigmei e con pigmei e animali del delta del nilo particolari che troviamo sulle pareti laterali, eh, oltre questo, possiamo dire che queste tipologie di affresco sono facilmente riscontrabili un po' in tutte le strutture di Pompei. Questo perché eh, si utilizzava questo trucco visivo, tra virgolette, eh, per far sembrare gli spazi più ampi e nello specifico dell'affresco eh, appena restaurato, il padrone delle mura ha chiaramente espresso il suo grande desiderio per il mondo egizio e per il culto di Iside, cosa che era molto diffusa ai tempi. Eh, cosa che era molto diffusa ai tempi. Eh, per quel che riguarda la casa dei Cei, possiamo dire che fu rinvenuta tra il 1913 e il 1914 ed è una delle poche Domus risalenti all'età tardo-sannitica, ovvero al secondo secolo a.C. Cristo, eh, con molta probabilità. Eh, eh, il proprietario di questa casa era il magistrato Lucius Caelius Secundus. E eh, allora mi piacerebbe avere in realtà un pensiero da parte vostra su, eh, su, questo, su questa scoperta, insomma su questo restauro. Allora con gli occhi a cuore. Beh, direi che una reazione più che è comprensibile, a parer mio, e allora personalmente eh, posso dirvi che è una che questa, quando si parla di restauro di strutture, comunque o di, o di strutture o di affreschi o comunque di beni culturali similari, a me fa solo che piacere perché insomma sapete quanto io ci tengo a valorizzare quello che è stato il patrimonio artistico culturale e via dicendo eh, del nostro paese e soprattutto di una realtà molto molto importante come quella di Pompei che come abbiamo visto eh, spesso e volentieri ci regala sempre delle nuove eh, sorprese e insomma mh, come riprendendo un po' la dichiarazione del ministro Franceschini in merito Pompei è una realtà che può ancora apparirmi almeno Può ancora dare tanto alla storia alla storia comunque del nostro paese, vabbè, Pompei non finirà mai di raccontarsi esatto. <ride> non volendo, abbiamo fatto una, una citazione molto molto simile. E nel mentre che aspetto eventuali altri commenti su questa mh, sulla conclusione di questi lavori, diciamo. Eh, volevo darvi una notizia eh, in realtà abbastanza veloce. Eh, questo perché eh, ci tengo a parlarvi della mostra intitolata La Via delle Api che si svolge presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. Eh, la mostra è stata inaugurata lo scorso 25 febbraio e sarà fruibile al pubblico fino al prossimo 27 giugno. Il museo si trova in via Ulisse Aldrovanti, eh, Civico 18 a Roma ovviamente. Eh, le visite sono disponibili dal lunedì al venerdì. Ovviamente, nel pieno rispetto dei DPCM del, del e eh, delle normative anti-COVID, e oltre questo, quindi ecco mh, appunto: visite disponibile eh, dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 19, con ultimo ingresso alle ore 18. E per quel che riguarda i biglietti posso dirvi che eh, il costo del, mh, del biglietto intero eh, comprensivo di visita museale e eh, di visita pe per la mostra eh, i per i non residenti il costo del biglietto intero è di 8,50 euro mentre il ridotto eh, sempre con lo stesso percorso di visita è eh, a 7 euro per quel che riguarda invece eh, i residenti a Roma eh, sempre biglietto comprensivo di museo e mostra eh, il biglietto intero è di 7,50 euro mentre è ridotto a 6 euro per ulteriori informazioni comunque in merito a questa esposizione vi rimando al sito ehm, www.museodizoologia.it oppure il sito www.musei e abbiamo anche un indirizzo email al quale volendo è possibile scrivere che è info museo e anche due numeri di telefono che sono i seguenti 06 67 10 92 70 oppure lo 060608 allora vediamo, ho visto qualche commento scorrere in chat il restauro è una buona cosa però ora non ci vuole la programmazione cioè bisogna guardare nel lungo periodo, abbiamo un patrimonio infinito, esatto. Sono pienamente d'accordo, bisognerebbe trovare un modo di preservare, diciamo così o comunque, eh, più che preservare, comunque dobbiamo fare un mantenimento del patrimonio culturale fatto bene che non necessiti di, di diciamo eh, come posso dire, di restauri continui per evitare di perderlo, io farei prevenzione a dire la verità e allora poi le api sono un tesoro per l'umanità bella iniziativa assolutamente sì questa ci tenevo ad inserirla perché poi comunque sapete ripeto spesso ehm, io sono originario di Amatrice e ad Amatrice ho, molto, ho molti amici che ancora eh, che, cioè che sono apicoltori e ancora fanno comunque ehm, attuano una politica di, eh, di difesa del, delle api è una tematica alla quale sono molto sensibile, a dire la verità, soprattutto se consideriamo il rischio costante che rischiano le api. Io spesso, io spesso sento il telegiornale o la sera a cena o comunque quando sono a pranzo, e ogni tanto esce fuori questa problematica delle api che eh, sono sempre meno, purtroppo. Quindi eh, non mi dispiacerebbe anche comunque per quel che mi è concesso sempre poter fare. Un po' di sensibilizzazione sul tema perché ovviamente le api sono eh, degli insetti che sono fondamentali per, per il genere umano e per il mondo. Poi, eh, quando saremo fuori dalla zona rossa potremo pensare di andarci? Sì, è un'ottima idea a dire la verità, e mi dispiace soltanto ecco, perché appena letta la notizia ci sarei voluto andare subito a dire la verità, però purtroppo fino al 5 siamo in zona rossa, E vabbè. Pazienza, si farà dopo il 5, ci si andrà dopo il 5 aprile. Dai. Allora, poi. Eh, va bene, eh, eventuali altri commenti li, li leggiamo dopo nel caso. E vediamo un po', allora no, non ci sono eh, ulteriori commenti, quindi eh, penso di andare avanti. E per la seconda notizia effettiva eh, di archeologia... Eh, di, eh, di oggi eh, ci spostiamo in provincia di Massa Carrara e più precisamente andiamo a Pontremoli eh, spero di averlo pronunciato bene eh, Pontremoli che si trova nei pressi del monte Galletto eh, questo perché è stata rinvenuta una testa di statua stele rinvenuta eh, in, in ottimo stato di conservazione il rinvenimento, quasi clamorosamente, è da attribuire a un cittadino di Carrara, originario proprio di Pontremoli, eh, che si è il signor Paolo Pigorini, eh, il quale ha dichiarato di aver notato una roccia dalla forma bizzarra, diciamo così, eh, lasciata da un contadino ai margini di un, di un orto insieme a un mucchio di pietre risultati. Eh, dalla preparazione di un terreno di, eh, per la, per la, per la radura. Il signor Pigorini ha dichiarato anche di aver riconosciuto l'importanza della testa della stele e di averla subito consegnata al direttore del Museo delle statue e Stele di Pontremoli, ovvero il, al dottor Angelo Ghiretti, il quale ha riconosciuto il reperto come appartenente all'età del rame. E ha conseguentemente avvisato la funzionaria della soprintendenza di zona, ovvero la dottoressa eh, Marta Colombo, e la sindaca di Pontremoli, eh, la, dottoressa, la dottoressa Lucia Baracchini. L'opera è stata quindi inserita nel catalogo delle statue stele del museo di Pontremoli e numerato con il numero 85. Eh, secondo la sindaca Ghiretti, l'opera risale a circa 5.000 anni fa ed è stata rinvenuta all'imbocco della gola dell'Annunziata. Nella zona sono stati rinvenuti anche altri reperti storici di grande importanza eh, ed in questo senso che abbiamo una dichiarazione un po' più lunga ed è la seguente: eh, sempre della, della sindaca Ghiretti. È il caso dei ritrovamenti di, di molte statue stele, Groppoli sul, sul Geriola, Talavorno, eh, sul, Talavorno sul Mangiola, Ponte Vecchio sul Bardine, sul Bardine Ponticello sul Caprio, Venelia quarta eh, sul, eh, sul Civiglia. Va però precisato che la pista antica non oltrepassa la gola: ciò avverrà frequentemente solo dopo la fondazione della Santissima Annunziata nel, nel XV secolo, ma risaliva il fianco nord di Monte Galletto per poi ridiscendere verso la bassa valle dopo aver intercettato sulla, sulla Sella l'antica percorrenza proveniente da Ar Arzenci, Arzengio. Proprio sulla stele del monte si deve immaginare che esistesse quasi 5.000 anni fa un allineamento di statue stele, di cui l'ultima ritrovata sarebbe con ogni probabilità un frammento caduto nel campo sottostante. Situazione che ricorda molto da vicino il santuario di Minucciano col suo, va col suo, valico. Eh, col suo valico, cerniera naturale tra Lunigiana e Garfagnana. E voi che ne pensate? Allora. E dissodando i terreni possono uscire tante cose. Eh, wow, ma che meraviglia! Sì, sono molto molto belle. Questa scoperta della statua ricordo che eh, mia, quando l'ho letta, eh, l'ho subito eh, presa in considerazione messa per scritto. Per riproporvela, perché, insomma, è un, credo che sia una scoperta eh, dal valore storico-culturale, molto molto importante. E poi, personalmente, eh, anche a, me piace, a me piacciono molto le statue, per quanto preferisca gli affreschi, eh, però anche, eh, anche, le sculture, anche le sculture le apprezzo particolarmente. Quindi, eh, sia anche, oltre mh, che per l'interesse storico del rinvenimento, sia per una questione di apprezzamento personale ci tenevo a riportarvela comunque è molto molto importante perché poi risalente all'età del cos'era del rame, sì, risalente comunque all'età del rame, comunque ha un'importanza storica molto importante, appunto. E come al solito eh, aspetto sempre qualche secondo eh, per eventuali vostri altri commenti in chat. E nel mentre vedo se ci sono eventuali notizie di particolare interesse da potervi riportare, vediamo un po': eh allora no, notizie eh, non ne vedo per il momento eh, non vedo neanche commenti. Quindi va bene, eh, proseguo. E nel caso li leggiamo dopo i commenti, eh. Allora, terza notizia di giornata, ci spostiamo a Torino. Eh, questo perché i carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Torino, appunto, hanno recuperato cinque tele settecentesche commissionate dall'artista lombardo Francesco eh, Antoniani, le quali raffigurano episodi della vita di Mosè. Il rinvenimento è stato possibile grazie al monitoraggio del mercato delle aste, al quale sono arrivate le tele grazie. Ad una falsa identità fingendo una un eredità, ma in completa assenza di documentazioni che ne comprovassero la, beh, la legittima appartenenza. Queste cinque tele torneranno nel castello di, Mo di Moretta, eh, in provincia di Cuneo, ovvero dove erano collocate originariamente. E, mh, tornando velocemente alla storia: ehm, diciamo del furto e il recupero. Le opere furono trafugate in realtà nel 1998 da un gruppo di ladri eh, dal suddetto castello, appunto, insieme ad altre opere che eh, complessivamente hanno un valore economico di circa 160 milioni delle vecchie lire. Eh, ho fatto un lavoro di. Cioè, più che altro sono andato ad informarmi sul cambio della valuta, e insomma, considerando di i diversi fattori economici sul cambio della moneta eh? questi 160 milioni di lire totali del valore complessivo eh, delle opere trafugate corrispondono agli odierni 112.926,40 euro e voi che ne pensate? Allora. E allora ho visto un commento bravi i carabinieri del nucleo tutela sono eccezionali ho lavorato con alcune squadre è meraviglioso davvero Assolutamente sì, eh, anche io ehm, ho avuto modo comunque eh, tramite comunque diverse circostanze ho visto diciamo da lontano il lavoro dei carabinieri del nucleo tutela. Cioè, da lontano nell'effettivo però comunque ho avuto modo di vedere come lavorano i carabinieri del mm, nucleo tutela e sono veramente eh, fantastici e quindi sì, ecco, personalmente sono molto molto contento, devo dire, eh, di questa di questo recupero e su questa penso sia l'ennesima eh, riconferma del fatto che facendo prevenzione, quando si parla di scavi archeologici preventivi, fare azioni di monitoraggio eh, su eventuali aste eh, illegittime, diciamo così, ma anche, insomma, io fare del monitoraggio grazie alle forze dell'ordine addette al, al monitoraggio di eventuali opere rubate penso sia fondamentale per preservare il più possibile un patrimonio artistico e culturale che è la base, che o me, quantomeno è una delle tanti basi che sorreggono il nostro paese. E nel mentre eh, che aspetto eventuali altri commenti. <coughs> Eh, più che parlarvi di una notizia a dire la verità volevo eh, riprendere una questione eh, eh, che era stata già esposta nel 2014 questo perché George Clooney eh, in, 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 sempre nel 2014 invitò la Gran Bretagna a restituire alla Grecia i marmi del Partenone e l'attore americano lo scorso 9 marzo quindi parliamo del, la, esattamente una settimana fa ha ripreso questa tematica lanciando un appello al dottor Janet Suzman, eh, ovvero al presidente del British Committee for the Reunification of the Parthenon Sculptures, ovvero il Comitato britannico per la riunificazione delle sculture del Partenone, eh, George Clooney ha mandato questo messaggio appunto al dottor Suzman dichiarando quanto segue. Restituite alla Grecia i Marmi del Partenone. Ci sono molti oggetti di valore storico che devono essere restituiti ai loro proprietari originali, ma nessuno di loro è importante quanto i marmi del Partenone. E come abbiamo detto eh, non è la prima volta che Clunei fa appelli del genere, eh, ma purtroppo ancora oggi non si è risolta questa situazione e vorrei avere da voi un pensiero in questo senso. Personalmente a me fa molto piacere che comunque George Clooney si interessi a tematiche del genere perché e soprattutto che mh, tenda a valorizzare eh, il patrimonio storico, artistico e culturale, eh, diciamo un po' di tutte le realtà eh, mondiali. Una cosa, comunque, a parer mio importante è che dimostra una grandissima sensibilità da parte eh, dell'attore e ci tenevo a condividerla con voi. È bravo, direi proprio di sì. E così, insomma. Mh, più che aprire una discussione in questo senso, ci tenevo solo a riportarla così, pur parlé. E allora, per la prossima notizia eh, ci spostiamo a Nemi, comune di circa 1000 abitanti dell'area metropolitana di Roma. Eh, questo perché è stato eh, collocato presso il Museo delle Navi Romane. Il mosaico proveniente dalle navi di Caligola. Eh, il mosaico fu illegalmente esportato in America nel secondo dopoguerra, e che appena, che appena, che appena è appena stato restituito all'Italia grazie all'azione dei carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Eh, parliamo di Comando Generale, qui. Eh. Una squadra mandata appositamente dai vertici diciamo, del nucleo, del, dei carabinieri del, eh, del nucleo tutela. E il reperto fu rinvenuto in realtà nel 2017 presso una collezione privata di una cittadina italiana residente negli Stati Uniti. E a darne l'annuncio ai tempi fu il ministro Franceschini, e solo che per la riconsegna effettiva eh, del bene è avvenuto soltanto di recente. E per la presentazione del reperto è stato esposto un frammento in marmo romano con serpentino e porfido spero si pronunci così e il tutto alla presenza ovviamente del direttore generale dei musei il dottor massimo sanna che abbiamo vabbè lo, ve lo ricorderete abbiamo imparato a conoscerlo eh, durante le, le prime dirette che facevamo di archeologia con eh, per, tramite pompè insomma che era il direttore Comunque, eh, direttore generale dei musei, dottor Massimo Sanna, è accompagnato dal generale di brigata Roberto Ricca eh, Riccardi, sì, eh, così, che, che è comandante dei, co dei Carabinieri tutela patrimonio culturale. E, in sé, oltre a queste due personalità importanti, alla presentazione c'era ovviamente anche il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, e la direttrice del Museo delle Navi Romane, eh, delle Navi Romane la dottoressa Daniela De Angelis. Eh, da oggi il reperto sarà fruibile presso la mostra permanente del museo ecco qui mi piacerebbe in realtà avere un vostro pensiero allora eh, mi ricordo infatti era ora esatto che bellezza con la faccina con i cuori beh direi che è più che una reazione più che mh, comprensibile insomma e a me fa dire la verità fa molto molto piacere poi sinceramente in realtà eh, anche per i mosaici ho sempre avuto una passione eh, importante, sin da quando ero bambino. E comunque ogni, quando si parla di mosaici, comunque a me fa sempre molto piacere. Poi il fatto che eh, il nostro paese possa detenere comunque eh, giustamente un suo bene culturale e eh, possa mantenere legittimamente un suo bene culturale ed esporlo ai turisti o comunque ai visitatori o a una, una determinata popolazione locale a me può fare solo che piacere. E allora, eventuali altri commenti in questo senso eh, magari li leggiamo dopo, ma forse aspet sì, aspet aspetto sempre un attimo, qui aspetto un attimo perché la prossima è una notizia un po' più lunga, quindi c'è qualche secondo in attesa facciamo qualche secondo di attesa e allora intanto controllo ovviamente come sempre se c'è un se ci sono notizie di, di, qualc, di qualche tipo e allora vediamo un po allora no non vedo commenti quindi va bene presumo di poter andare avanti vai. Mm, eh, eventualmente li leggiamo dopo altri commenti dai allora eh, prossima notizia eh, andiamo eh, a Roma questo perché sono stati avviati no scherzavo bello bello la storia che si manifesta è sempre una bella cosa sì direi proprio di sì e, allora velocemente eh, la prossima notizia che è un po' lunga e dicevamo eh, siamo a Roma e questo perché sono stati avviati i lavori dello scavo archeologico sul lato orientale del foro di Cesare nello specifico parliamo del tratto scusate del tratto che comprende via dei fori imperiali la ex via Bonella la ex via Cremona e l'attuale belvedere sul foro di Cesare le indagini sono, condo sono condotte dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con l'Accademia di Danimarca, la quale ha donato 1.500.000 euro eh, grazie alla cooperazione con la Fondazione Carlsberg Karls di Copenaghen e alla Aarhus University Research Foundation, e, mh, ovviamente, mh, collaborazione che ha portato questa enorme donazione per eh, effettuare questi scavi. E a dire eh, la, tutta la verità, eh, questa fase di scavo è la seconda fase di un percorso che è stato avviato nel 2017 con la sottoscrizione dell'accordo della cooperazione tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l'Accademia di Danimarca, eh, circostanza nella quale venne in visita a Roma la Regina di Danimarca, Sua Maestà Margareth, Margareth II. Eh, lo scavo, ricordiamolo, ha come finalità l'ampliamento dell'area archeologica di, del foro di Cesare sul lato orientale e l'eventuale recupero delle, membrane, arche, delle membrature scusate, architettoniche ancora conservate sottoterra dove dovrebbero trovarsi sepolte parti del tempio di Venere Genitrice e del portico orientale della piazza. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato come segue. Roma ci riserva continue sorprese. L'avvio degli scavi del Foro di Cesare ci consente di riportare alla luce diverse fasi di vita di questo antico, di, di questo antico settore urbano che presenta una stratificazione molto ricca, come è emerso dalle indagini condotta, eh, condotte dalla sovrintendenza, dalla sovrintendenza negli ultimi decenni. Ringrazio Sua Maestà la Regina di Danimarca Margaret II nell'Accademia di Danimarca per questo importante atto di, me di mecenatismo. Con il sostegno di tutti continuiamo a scoprire la nostra storia. Eh, ricostruendo velocemente i lavori effettuati fino a questo momento possiamo dire che lo scavo è iniziato con un programma di ricerche finalizzato alla ricostruzione storica delle varie fasi di vita del sito archeologico e allo studio dei reperti, soprattutto ceramici, rinvenuti negli scavi effettuati tra il 1998 e il 2000. Eh, Nell'inverno del 2019 poi è stata effettuata una pulizia preliminare dell'area grazie alla quale sono stati rinvenuti edifici risalenti a diverse epoche, ovvero tra il XVI e il XX secolo. Queste strutture sono poi state smantellate negli anni 30 del secolo, del secolo scorso per l'apertura di vie dai fori imperiali. Andando allo scavo attuale, possiamo dire che il primo lotto di scavo è stato finanziato per, eh, per un totale di 428.000 euro, che saranno impiegati per indagare ulteriori 400 m2 del complesso forense su una superficie totale di 13.300 m2 del foro di Cesare. Nell'area individuata nel 2019 proseguiranno gli scavi che si concluderanno da programma in agosto di quest'anno. Anche la sovrintendente capitolina, la dottoressa Maria Vittoria Marini Clarelli, ha commentato la scoperta, dichiarando quanto segue. La ripresa degli scavi al Foro di Cesare è una nuova tappa del percorso di conoscenza e di valorizzazione di una delle aree archeologiche più importanti al mondo. Dal 2019 è aperta al pubblico in modo stabile, in modo stabile grazie all'Accademia di Danimarca per questo importante contributo economico e scientifico. Abbiamo anche la dichiarazione congiunta eh, della direttrice dell'Accademia di Danimarca a Roma. Eh, la professoressa Charlotte Bundgara Bund ed è il direttore scientifico del progetto di ricerca e scavi archeologiche presso il foro di Cesare per conto dell'Accademia di Danimarca a Roma eh, che è il dottor Jan eh, kinberg ja Jacobsen che hanno dichiarato quanto segue siamo molto lieti dell'avvio dei lavori in cui ha partecipazione attiva l'Accademia di Danimarca a Roma, la Fondazione Carlsberg, la Harus University Research Foundation e il Center for Urban Network Evolutions, eh, eh, che l'acronimo è Urbnet. Diretto dalla professoressa Rubina Ro Raja, e, eh, eh, contribuiremo alla ricerca con grande entusiasmo. Tale occasione è gradita per ringraziare la sindaca Virginia Raggi, la sovrintendente Maria Vittoria Marini Clarelli e in particolar modo il direttore di scavo Claudio Parisi, Presicce, e la sua equip per aver accolto la collaborazione italo-danese in questo progetto di indubbio valore scientifico in ambito internazionale, motivo di grande orgoglio per le istituzioni culturali danesi. In conclusione abbiamo anche il commento della direttrice del parco archeologico del Colosseo, ovvero la dottoressa Alfonsina Russo, che ha dichiarato quanto segue. <coughs> Lo scavo del foro di Cesare costituisce una nuova importante occasione della, eh, di ampliamento della conoscenza dell'area forense nella sua integrità. Scopo condiviso con Roma Capitale da sempre è quello di restituire al pubblico e alla comunità scientifica un viaggio nella storia di Roma attraverso le scoperte. Che la ricerca archeologica è in grado di restituire. Allora, eh, a me farebbe piacere avere un vostro commento eh, su questa notizia. E intanto avevo visto un commento in chat, faccina con i cuori: eh, ma che bella notizia! La solidarietà culturale è una cosa importante. Lo spirito è quello giusto, grazie con un cuore. E io questo è un commento che personalmente condivido in pieno. E, insomma, eh, poi ripeto quello che in realtà avevamo detto già in precedenza: valorizzare ehm, e preservare, soprattutto fare prevenzione anche in ambito storico e archeologico, penso sia una cosa veramente eh, fondamentale e che penso che debba anche essere valorizzata maggiormente, spero insomma. E ripeto che comunque sono eh, fiducioso comunque nel ministro Franceschini, che dia direttive e che applichi i programmi eh, in grado di poter eh, sviluppare un programma, soprattutto di prevenzione per quel che riguarda eh, il mantenimento dei beni culturali. Allora, eh, adesso ho avuto un flash, eh, a dire la verità, perché pensando ai fori imperiali mi sono ricordato di quando. <ride> Eh, espressi la, il desiderio di vedere lo scontro tra Grindelwald e Silente nell'ultimo Animali Fantastici, proprio al fuor italico. In questo senso, mi sono ricordato che è uscita la notizia che finalmente sono state concluse le riprese di Animali Fantastici 3, e è stata confermata come data di uscita del terzo capitolo della saga cinematografica, come 15 luglio 2022. E. Allora, sono d'accordo. Si, sì, presumo su quella dichiarazione della prevenzione, esatto. Credo, e comunque, no, piccola parentesi estemporanea: che finalmente abbiamo l'ufficialità del terzo capitolo. È stato peggio di un parto, veramente. <ride> Penso che la mia faccia eh, ne sia una testimonianza. Eh, terzo capitolo di anima della saga cinematografica di eh, Animali Fantastici, che è stato un parto, veramente. Allora, eh, mi è arrivata la notifica che eh, Viper Simox eh, si è iscritto al canale. E grazie eh, V Viper Simox, grazie per l'iscrizione. E spero, insomma, benvenuto anche tu eh, in, in questo gruppo. Ah, sì, bene. Beh, sì, insomma, Franceschini è una figura nella quale confido molto. Sì, questo sì e allora eh, non vedo eh, ulteriori commenti quindi eh, presumo di poter proseguire e per la prossima notizia ci spostiamo a Ferrara <coughs> eh, questo perché eh, il tasso secolare di Palazzo dei Diamanti del peso di oltre 9 tonnellate è stato trasportato a Parco Massari salvandolo di fatto eh, dall'abbattimento L'assessore Alessandro Balboni, eh, promotore dell'iniziativa, eh, eh, l'agronomo eh, Carlo Fiorenza, docente dell'Istituto Nivarra e Mirko bon, Bontatti, dell'impresa che ha effettuato i lavori, hanno sottolineato l'importanza di aver conservato eh, un pezzo di storia così importante. L'assessore Balboni ha rilasciato anche una dichiarazione un po' più lunga eh, dichiarando quanto segue. Allora, pure io confidavo, ma dopo questa cosa de del MIC, sinceramente sono un po' delusa. Beh, sì, quella è comprensibile, però insomma, um, comunque sono, di base sono ottimista, quindi diciamo che la speranza in questo senso è l'ultima a morire, dai. Eh, tornando alla dichiarazione dell'assessore Balboni, eh, è la seguente. L'abbattimento sarebbe stato addirittura più costoso del suo trasferimento. Questo grazie anche alla sensibilità delle imprese in campo che, in campo, che hanno richiesto soltanto i costi vivi dell'operazione. Ora ci auguriamo che questo splendido esemplare secolare possa farsi ammirare ancora a lungo a Parco Massari. L'operazione messa a segno messa a segno oggi dimostra come la sensibilità per il verde possa, possa e debba integrarsi anche nell'ambito delle opere pubbliche. Un trasferimento di questo genere rappresenta un unicum. A memoria infatti non si hanno notizie di operazioni analoghe che abbiano riguardato due parchi monumentali e questo può segnare una svolta positiva. Anche eh, Mirko Bonfatti, rappresentando l'azienda che ha effettuato il trasferimento, ha rilasciato una dichiarazione che è la seguente. In particolare la pianta ha ricevuto un intervento sulle radici, ne è stata ridotta la chioma ed è stata sottoposta a uno specifico trattamento così da eh, prepararla al trasferimento. Anche il professor Fiorenza ha commentato l'intervento dichiarando quanto segue. Ora daremo all'albero dei corroboranti per garantirgli il miglior supporto nella sua nuova collocazione. Il tasso è una specie di per sé vigorosa e resistente. Voi che ne pensate? Intanto, allora boh, speriamo. Penso fosse sempre il riferimento al ministro, e allora vabbè, per quel che riguarda invece il trasferimento di questo tasso, a me fa molto molto piacere eh, che sia stato conservato è una cosa che non dico spesso ma comunque sono per quel che mi riguarda sono di formazione dannunziana quindi eh, tutto quel che è il rapporto con la natura è eh, una tematica alla quale sono in realtà molto sensibile anche in questo senso e il fatto che eh, un'azienda abbia deciso di decurtarsi i guadagni in pratica per poter salvaguardare un bene quello che è un bene come un tasso secolare Penso che sia un'azione lodevole e che vada valorizzata e che spero possa fungere in realtà anche da esempio per diverse altre ehm, manutenzioni di beni, di beni di vario tipo, come possono essere anche piante monumentali. Per esempio, vorrei citare un caso: noi ad Amatrice abbiamo un cerro secolare ad una frazione. Abbiamo questo cerro secolare eh, che purtroppo eh, vive una fase di difficoltà e che spero possa essere ehm, diciamo conservato nel miglior modo possibile allora io aspetto eh, qualche secondo bel gesto sì allora poi eventuali altri commenti aspetto sempre qualche secondo allora intanto vi do una, eh, una piccola notizia estemporanea calcistica nel mentre che aspetto i vostri mh, i vostri commenti eh, la Spal ha esonerato l'allenatore Marino. E a quanto pare è uscita la, sì, è uscito il comunicato ufficiale che vede come sostituto eh, il signor Rastelli. Eh, il signor Rastelli, vediamo un po': Massimo Rastelli. Eh, va bene, c'è il comunicato, va bene, non ci interessa. Il comunicato comunque va bene. Massimo Rastelli, nuovo allenatore della Spal. Così, a titolo informativo. E vediamo un po'. Allora, non vedo altri commenti, quindi presumo di poter proseguire a dire il vero. Leggiamo, abbiamo l'ultima notizia di archeologia. E poi passiamo a parlare un po' di, di notizie, o meglio a fare una chiacchiera così a ruota libera. E per l'ultima notizia di giornata ci spostiamo vicino il lago Albano di Castel Gandolfo nell'area metropolitana di Roma. Questo perché dei funzionari della soprintendenza per l'area metropolitana di Roma hanno rinvenuto nei pressi del ninfeo dorico una cisterna di epoca romana risalente al I secolo a.C. Eh, il rinvenimento nasce grazie alla segnalazione dei volontari Marco Tudini, Daniele Cataldi, Giancarlo Valle, Riccardo Bellucci, Settimio Tersigni, Roberto Pennacchi e Gaspere Russo, appartenente all'associazione Arco di Diana APS. Eh, a descriverci il reperto eh, è l'archeologa Simona Carosi, che ha dichiarato quanto segue è di grandi dimensioni è davvero degna eh, di nota e molto probabilmente legata ad un sistema <coughs> di captazione delle acque per, la, per strutture eh, tardo repubblicane attorno al lago come il ninfeo dorico poco distante eh, allora mi farebbe piacere in realtà avere un uh, vostro commento su questa notizia e personalmente ecco posso dirvi che anche in questo caso a me fa molto molto piacere e posso dire che comunque è eh, interessante perché poi sappiamo che Roma eh, diciamo un po' in tutte le sue varie fasi di vita eh, la Roma antica era famosa per le, per gli acquedotti che ha costruito eh, nei vari possedimenti dell'impero e il fatto che si possa valorizzare anche un bene eh, culturale diciamo mh, così particolare per certi versi di poco interesse rispetto ad altri eh, beni culturali però posso dire che qualsiasi cosa che parli di conservazione eh, come abbiamo detto un po per tutta questa live per tutto quel che riguarda la conservazione di, e la valorizzazione soprattutto di beni culturali eh, di vario tipo a me fa sempre solo che piacere e allora detto ciò eh, ripeto abbiamo eh, concluso eh, la parte dedicata alle notizie di archeologia siamo arrivati a 50 minuti di live, certo, alla fine abbiamo parlato eh, 40 minuti spediti di notizie di archeologia e posso dire che sono molto molto contento di questa cosa. E non so, allora, poi ecco, questa è la parte della live dove parliamo un po' più a ruota libera di quel che volete. E insomma, mh, parliamo, possiamo parlare di varie cose, allora. Ottima questa scoperta. Gli acquedotti sono impianti pazzeschi e ci restano poche tracce. Benissimo, sono contenta. Sì. Scoperta, non coperta. Sì, sì, no, avevo intuito. Sì. Era, era comprensibile, insomma, il T9. Sì, il maledettissimo T9. Sì, io lancio al T9 più insulti che insulti, sì, quindi ti capisco benissimo. E penso che mando più insulti. Al T9, de... no forse no è un pasaggiarlo, però insomma parecchi insulti al T9, più che alla classe arbitrale del campionato di Serie A. Però insomma, no, battute a parte comunque, mi, mi dissocio da... no, non è vero, non mi dissocio dagli insulti alla classe arbitrale e alla Lega. No dai. Comunque al di là di questo... E non so, allora, voi avete qualche argomento in particolare del quale vogliamo parlare mh, in questa parte di live? Eh, intanto posso dirvi che, ehm, riprendendo un po' quello che sono quelli che sono, esagerato, facci una crisi, sì, no, ma si scherza, dai, lo si fa in amicizia, dai. Ah, no, dai, ovviamente si scherza, è... Per, farsi, è per farsi una risata un attimo, visto che... Insomma, sorridere in questo periodo è un po' difficile, eh, si scherza un po'. E una cosa che non faccio da un po' in realtà è mh, quello che avevamo già concordato nei live precedenti e di tenervi aggiornati sulla, mh, sul proseguimento, del, sull'avanzamento dello studio all'università. Sta andando molto bene, eh, ho quasi concluso le video-lezioni del corso di letteratura. Siamo finalmente arrivati a Dante, già da un pezzo, a dire la verità lo saprete. Beh, ve l'ho detto a dire la verità, e siamo arrivati alle all epistole, alla scrittura delle, delle epistole, e insomma, quasi concluso. Sono all'ultima, praticamente alla penultima a dire la verità. Epistola di Dante. Eh, sono molto, molto, è un, questa è una parentesi molto, molto interessante a dire la verità. Eh, per certi versi complessa perché si va a legare, mh, fa, prati, le pistole fanno praticamente da collante eh, tra, tra le varie fasi di vita, eh, sia personale che poetica di Dante, perché per esempio le prime pistole sono collegate alla vita nuova e, e al monarca, eh, insomma fanno da collante tra la vita nuova. E il, convivio e il convivio, poi abbiamo eh, la parte centrale delle pistole, diciamo dalla quinta all'ottava, che fanno da collante tra il convivio e il monarchia, eh, o monarchia insomma, chiamatelo come volete. Il professore dice che sono corretti entrambi gli accenti, quindi va bene, lo diciamo, lo diciamo come vogliamo. E comunque ecco, e mentre poi ci sono le ultime tre pistole. Dalla 10 alla 13, 3-4 pistole, ultime 3-4 epistole che fanno da collante tra il monarchia o monarchia e la, la parte conclusiva della commedia, ovvero il paradiso. Eh, quindi mh, è complesso perché ovviamente è interlacciato oltre che eh, alle varie fasi di vita di Dante anche a diverse situazioni storiche ehm, dell'Italia della prima metà del, del XIV secolo dico, scusate. perché per esempio, ehm, eh, cos'era, dall'Ottava alla Nona si, eh, è, un è il periodo storico della discesa di eh, dell'imperatore Enrico VII in Italia e abbiamo... Eh, tutto quel conflitto tra lo Stato pontificio e lo Stato laico diciamo così lo Stato imperiale quella questione dei due soli il sole e la luna insomma eh, il potere temporale e il potere spirituale il potere spirituale si trova sopra al potere spirituale per, al potere temporale perché il sole è più grande della luna e brilla di, luna propria, di luce propria insomma e via discorrendo con tutta quella questione lì eh, Personalmente, ecco, per quanto possa essere un concetto intricato, perché comunque, ripeto, si va a collegare a diversi aspetti, eh, sia della storia d'Italia che, eh, della, che della vita personale ed interpersonale di Dante, comunque è eh, molto molto interessante e ho molti molti stimoli a proseguire. Poi, ovviamente, finito questo passaggio, eh, passiamo praticamente alla commedia, quasi alla commedia, insomma. Bello, sì sì. <ride> ho un ragionamento un po' contorto ho fatto però insomma mi ci trovo particolarmente a mio agio perché anche io sono un po' contorto quindi <ride> di testa però anche qui si scherza un po' di autoronia anche fa bene e quindi no è un percorso che mi ci sto trovando bene e insomma adesso si dà una stretta allo studio e si, e si prova a dare finalmente questo primo esame e poi oltre questo, non so mh, se vogliamo un po' riprendere la questione dello stadio del trastevere, dove dovrebbe andare a giocare il trastevere, diciamo l'anno prossimo, senza dire eh, facciamo corna e tocchiamo ferro assolutamente, però ecco, non so se può interessarvi come argomentazione intanto eh, oppure se avete altri argomenti eh, ne, ne discutiamo sempre qui in chat eh, con molto piacere eh. nel mentre vi ricordo eh, che comunque nell'info box del mio profilo twitch trovate i collegamenti per testuali scusate eh, trovate collegamenti per testuali al mio profilo facebook al mio profilo instagram e al mio profilo Twitter dove potete scrivermi nel caso in cui avete eh, delle argomentazioni in particolare delle quali volete parlare in live eh, C'è anche il collegamento ipertestuale al canale YouTube dove sto eh, mano a mano ricaricando eh, le live che facciamo qui su Twitch e c'è anche il collegamento ipertestuale al mio sito dove ogni tanto parlo di tematiche similari e a volte anche diverse, totalmente diverse da quelle delle quali parliamo qui in live. E ve lo ricordo sempre perché, insomma, è ripetita Juventus: insomma, <ride> e poi, insomma, allora non vedo altri commenti quindi non so. Eh, se per voi non ci sono altri argomenti mh, dei quali volete parlare in live, ehm, vi darei appuntamento alla live di, di giovedì con il proseguimento della lettura di Latinoamericana, che vi ricordo essere il diario eh, di viaggio del comandante Ernesto Guevara eh, nel Sud America tra la fine del 1951 e per tutto il 1952 in pratica. Con il suo amico e collega eh, Dottore Alberto Granato Vi ricordo che per quel che riguarda Il diario del comandante Siamo arrivati Per questo diario del comandante Siamo arrivati a pagina 120, Abbiamo letto l'ultima volta Siamo arrivati a leggere fino a pagina 122 E in totale ha, Il diario è composto Da 199 pagine Quindi Anzi no dico 200 Sono 200 precise scusatemi e quindi ci rimangono alla fine 77 pagine di lettura del diario del comandante Cosa che presumo eh, Posso dirvi che penso massimo 3 eh, dirette e concludiamo la lettura di radio americana 3 diciamo Poi potranno essere 2 o potranno essere 4 Poi diciamo che orientativamente con 3 live lo dovremmo concludere però vabbè, questo è un discorso che nel caso affronteremo quando lo finiremo. <ride> e insomma, allora, eh, non vedo altri commenti, quindi sì, eh, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo giovedì. Ciao ciao!